Ciao a tutti amici e bentornati in Shelterland. Come al solito io sono Amorushi Kidal, benvenuti in questo nuovo video. Amici, continuiamo Shelterland, là dove avevamo lasciato. Ok, quindi nei commenti avete messo più o meno 15-20 puntate. Adesso credo che arriveremo sicuramente alla quindicesima. Poi vediamo come andare avanti. Dunque, siamo qua. Qua stiamo riparando un bel po' di cose. E in effetti, che cavolo, via. Sta piovendo e stiamo ricaricando perfetto il serbatoio. Ora, la nostra amica cipolla dovrebbe mangiare. Va bene cipolla. Direi sì, mangia la carne. Il nostro amico William deve dormire, ma è già andato via lui e quindi benissimo, benissimo devo dire. Ora, cioè, devono dormire tutti? Benissimo, benissimo, non potevate dormire prima? Va bene, ok. Andiamo a vedere un attimo Joseph, che a parere mio deve mangiare anche lui. Quindi mangia carne Joseph. E poi Joseph lo manderei in esplorazione a questo punto ancora per continuare la nostra fottuta esplorazione. Mi spiace solo che Lattuga non può andare a dormire, però va bene. Cipolla, intanto, vediamo un attimo. Di oggetti, a questo punto possiamo, come detto nello scorso video, andare a verniciare il nostro Sheltered, magari cominciando dalla parte sopra, direi. Infatti la parte sotto è ancora buona, la parte sopra fa un po' schifo. Ora, quindi andiamo a fare crea oggetto, livello 2, poi abbiamo anche il livello 3 con altre cose, ma quello che ci interessa è il livello. Ah, tra l'altro cos'è questo qua? Un dipinto, vabbè, chi se ne frega. Livello 2. Allora, io lo farei di azzurrino, blu o turchese. Io lo farei turchese, diamo una nota turchese a questo. E vedete che possiamo dipingere il muro. In realtà con ESC possiamo bloccarlo. E possiamo anche scegliere un'altra tonalità, ad esempio blu. No, blu è più bello e io direi iniziamo magari. Potremmo iniziare da sopra qua, da questo. Vai! E mentre lei dipinge, Joseph, guardate, sta dipingendo. Joseph, prepari ovviamente la spedizione. Spedizione dove andrai tu, Joseph, e nessun altro. Perfetto. Dove lo mandiamo? Allora, dove lo cavolo lo mandiamo? Qua ci siamo già stati. Io qua sbaglio sempre il puntatore. Vabbè, chi se ne frega, a nulla, a nulla, a nulla e a nulla. Vai di qua e andiamo, ad esempio, in questi posti sconosciuti. Possiamo andare. Ok, qua ci siamo già andati. In quelli blu no. Possiamo andare alla fabbrica? Così? Brutale proprio. Vai. Fabbrica, portati dietro, sicuramente questo, sicuramente questo, sicuramente questi, sicuramente ti porti via lo zaino, non possiamo equipaggiare più di una cosa, ok, direi che così siamo a posto. Una pistola, la maschera e vai Joseph, sei pronto e vai Joseph, vai in missione perché Joseph è ora che tu vada in missione. Ora. Appena uno dei due finisce di dormire, Lattuga, prima che stramazza totalmente al tappeto, magari. Però Lattuga deve. Sì, hai altre cose che puoi fare, tipo lavare questo, magari. Ok, William si sta riprendendo, Mary si sta riprendendo. Secondo me, Mary. Tra un po'. Tra l'altro, vedete che possiamo, dei nuovi personaggi, non di quelli vecchi iniziali, ma di quelli nuovi, possiamo anche scartarli, quindi mandarli via. Che adesso non lo faremo. Però, quando ci può servire? Quando, ovviamente. Quante volte gli ho detto di usare il bagno? Ah, non ha più le forze. Vabbè, ma per andare al cesso non ha le forze. Ah, per lavarlo non aveva, anzi, l'ha lavato. Ma adesso vediamo se lo lava ancora prima di svenire. Cioè, devastante. Stavo dicendo, tra l'altro l'acqua manca, eh. Dobbiamo sperare in una pioggerella perché l'acqua in effetti manca. E intanto vedete che è blu. Fantastico. Ok, stavo dicendo, quando è utile
Quando è utile, che cavolo mi stavo perdendo, quando cavolo è utile mandare via uno dei personaggi? Ovviamente quando abbiamo le scorte messe male. Ok, quindi le scorte messe male implicano il fatto che purtroppo il personaggio non ci può, cioè non possiamo più mantenerlo, quindi occorre mandarlo via, mangarlo, stavo dicendo. Ok, andiamo a vedere adesso qua a livello 3 in realtà possiamo fare poco o niente. Possiamo fare Metal Detect, un dispositivo molto utile che aiuta a trovare gli oggetti, equipaggiarlo per poterlo utilizzare. Non male questo. Non male, si potrebbe fare. Potremmo trovare degli oggetti interessanti. Possiamo prepararlo magari per il prossimo livello. Sicuramente vado a fare una maschera, perché le maschere ci servono, questo è poco ma sicuro. Abbiamo una chiamata, il nostro buon William, mezzo nudo, accetta la trasmissione. Joseph ha lattuga, no, veramente ha risposto William, va bene uguale. Ho incrociato qualcuno, me ne occupo. Ma sì, affrontali, vediamo un attimo. Abbiamo la pistola, possiamo affrontarli abbastanza in sicurezza. Allora, non sono da solo qui fuori. Sembra di no. Mi chiedo quando avrei dovuto aspettare per trovare un po' di carne da cucinare. Lotta, spariamogli. Cavolo che. Cioè, c'è disarmato. Prendi. Cioè, adesso. Bloccato, perfetto. Adesso gli spariamo. Attacca. Spara a ripetizione. Spara a ripetizione. Cioè, l'ha mancato tre colpi. Cioè. Corpo a corpo per forza. In testa la pistola. Bam! Bam, in testa. Gliel'ha tirata la pistola. Sta scappando! Larry. Questo Larry. Vittoria, questo fa bene al morale, credo che aumenti un po' di parametri. No, no, però Joseph non mi pare che stia sanguinando. Comunque, abbiamo finito i colpi della pistola. Cioè, ha sparato, bim, bum, bim, bim, a caso. Cioè, poi, comunque la pistola può essere usata anche così, è fantastico, tipo clava. No? Pioggia radioattiva in superficie. Va bene perché il filtro dell'acqua non è messo tanto bene. Quindi, William, prendi la tuta. E ovviamente vai a riparare. Il filtro dell'acqua inizia a rompersi, lo so. Anche perché potremmo potenziarlo, ma assolutissimamente no, perché non possiamo aumentare l'efficacia se avessimo della pelle e catturiamo magari. Anche il filtro ossigeno è messo male. Quindi, amico, hai due cose da riparare. Se catturiamo un animale, magari riusciamo a sistemare, cioè ad avere altra pelle che ci può servire. Bellissima la tonalità azzurra, vedete, sono spariti anche un po' i disegni che avevamo fatto. Ecco una cosa, il camper. Problema camper, voi mi avete detto, sistema il camper. Sì, queste sono le cose che servono per il camper. Ma non ne ho trovata una, quindi non posso. Se trovo qualcosa la metto volentieri, ma se non la trovo sarà difficile. No, non pensate a questo, sarà un po' difficile, quindi va bene. Ok, trasmissione radio in entrata, calmi, calmi, calmi. No! Ho capito trasmissione, va bene. C'è tra la trasmissione. Pronto qui, Joseph, mi sono imbattuto in una banca. Esaminiamo il luogo, esaminiamo la banca. Intanto abbiamo recuperato un po' di acqua. Dopo lui sistemerà anche il filtro dell'ossigeno prima che moriamo tutti. Qua è rotto il letto forse, sì. Ascolta lattuga, ripara il letto va, prima che si rompe. Ma dove cavolo è? Ok, lui è arrivato qua. Eccoci qua, c'è la trasmissione. Abbiamo trovato qualcuno in questa banca, mi stanno facendo dei segni, credo che vogliano parlare. Cosa vuoi che faccia? Affrontiamoli, perché occupatene tu, non mi piace. Però la banca, avevamo già trovato qualcuno, questo qua no. E là, viandante. Bene, sto bene, ho anche delle cose da vendere. Problema, il bidone da benzina poteva esserci utile. Problema. Ma che cavolo vuole sto qua? Ma che cosa vuoi? Ma che vuoi? Comunque, detto questo. Attenzione, ti interessa? Esaminiamo gli oggetti. Troviamo delle rocce. Beh, noi ci prendiamo tutto. Fiammiferi, ma sì, plastica ci serve come l'oro. Barattolo di vetro.
potrebbe riciclare della pelle, ci serve il tubo, confermiamo, perfetto, e andiamo. Stavo dicendo, che cavolo voleva quello lì? Cioè, dai, vabbè. Ho trovato una stazione di servizio, sì, esamina il luogo, stiamo facendo girare bene José per recuperare un po' di attrezzi che ci potrebbero essere utili ulteriormente per il crafting che facciamo. Vorrei migliorare ben bene il nostro rifugio, se possibile. Comunque, il filtro dell'acqua è sistemato al 100%. Ora va sistemato questo, il letto lo sta sistemando. Ok. Avviciniamoci agli sconosciuti. Agli sconosciuti è più di uno, quindi. Questo è cattivo, eh. Douglas. E là chi è? Fai affari. Ok, perfetto. Allora, in realtà questi ci potrebbero essere utili. Possiamo dargli in cambio magari un tubo. Tubo buono il tubo, eh. Due rocce. Però vedete, è una roccia, ha un buon peso. Equipaggio la usa nelle spedizioni. Forse richiede. Ah, questo serve per far danni, cioè per lanciarlo. Però in realtà non vale una ceppa. Questo non vale una ceppa. La plastica no. Ma non gliela do. Fiammiferi forse glieli posso dare. Il carbone. Però in realtà non gli do un cavolo, non gli do un cavolo perché non, cioè non mi dà un cavolo. Se così, dai, solo la tanica, dai, solo la tanica, magari col tubo, i fiammiferi, il barattolo. E che cavolo, però non vuoi un cavolo, amico. Sei caro come il fuoco, assolutamente ha nulla da fare. Però è simpatico questo tipo qua. Bel personaggio, sarebbe bello avere nel gruppo un personaggio un po' così. Tra l'altro avete notato che in tutti. Che fortuna! Anche l'acqua la prendiamo su perché non ne abbiamo tanta. Avete notato una cosa? Ok, non abbiamo più spazio. Possiamo lasciare giù a questo punto le pietre. Le pietre potremmo lanciarle, però è questo che non ci interessa. Prendiamo questo e confermiamo. Avete notato che adesso nei luoghi sono presenti delle persone fisiche, il che vuol dire che sono stati occupati da delle persone, quindi bisognerà stare molto attenti. Qua quanto gli manca? Un po', qua il letto è quasi riparato, cioè a riparare il letto con la fiamma ossidrica, ma come fai a usare il letto e a spaccarlo? Cioè ci dormi soltanto, eh? Ci fai. Vabbè, comunque. Mi sono battuto in un negozio di ferramenta, cioè, esamina il luogo, cioè, ti ho mandato anche per il negozio di ferramenta, vediamo se troviamo qualcosa. Certo, avere l'inventario più grosso sarebbe stata una manna. Però abbiamo fatto anche lo zaino in realtà. Ciao, dai, hai trovato qualcosa? Non hai trovato niente? Eccolo qua, accetta la trasmissione. No, gli sconosciuti no. Vattene via, vattene via, vattene via, non voglio sconosciuti lì, è pericoloso. Ci stiamo avvicinando alla fottuta fabbrica. Ok, vediamo se la trova. In una fabbrica, sì, esamina il luogo, speriamo che non ci sia dentro nessuno perché voglio esaminare la fabbrica. Attenzione, lampeggiano le luci, vuol dire che qua. Sì, infatti, facciamo aggiungi carburante. Ecco, questo se si incastra qua non sarebbe male. Eccolo, si è bloccato, fantastico, fantastico. Ok, esaminiamo gli oggetti. Un pacco di roba assurdo. Questo ce l'abbiamo già, la plastica che ci serve, il tubo si impigna. Ok, qua abbiamo roccia, cemento. Non è male. Un mucchio di rottami non ne facciamo. Il chiodo ci serve, la molla ci potrebbe servire. In realtà queste barre qua fanno danni, ne prendiamo solo una, raccogliamo la molla, fiammiferi via e dentro i chiodi. Questo è quanto per ora, direi. Siamo pieni così. Possiamo tornarci? Si sì, conferma, sì. Ho messo no, ma era sì. William, bravo per le riparazioni. Riporta la tuta. Qui i personaggi che sono entrati non possono andare in spedizione. Abbiamo visto finché non fanno qualcosa. A livello di aiuto e quant'altro. Sì, la trappola ha catturato qualcosa. Però, William, vai a dormire. La buona cipolla. Si è svegliata, io quasi quasi la buona cipolla gli dico di. No, il pulire il rifugio no perché non abbiamo tante scorte d'acqua, stai lì. Mary, la mandiamo a dormire. E la nostra amica invece lattuga,
Qua abbiamo capacità 0 di 10 e che cavolo. Prendi la trappola, anzi, prima prendi la trappola, scusa. Prendi la tuta, non si sa mai, e poi prendi la trappola. E quindi andiamo a recuperare un po' di cose. Andiamo avanti veloce col tempo. Tanto piove, 6 di carne, 2 di pelle, fantastico. 6 di carne e 2 di pelle. Potremmo, in teoria. Sarebbe bello, a me piacerebbe fare il metal detector, magari nella prossima puntata lo facciamo perché mi piacerebbe farlo. Anche aumentare l'inventario. Abbiamo altra vernice? E quindi, amici, se abbiamo altra vernice, si prende cipolla e di blu si fa anche questo. Via. Piove e ricarichiamo l'acqua. Va benissimo. Allora, possiamo andare avanti veloce anche adesso. Attenzione, trasmissione radio in entrata, accettiamo. Mi sono imbattuto in qualcun altro in strada. Sembra che abbia bisogno. Vabbè, sentiamo questo tizio qua cosa ha bisogno di fare. Nei territori abbandonati. Vediamo José. Incontra questo tizio. Sembra un po' Indiana Jones. Allora, non sono da solo qua fuori. Sembra di no. Mi chiedevo quanto avrei dovuto per. Lotta, scappa. Allora, in realtà il nostro personaggio è già messo male. E poi non è fortissimo. Io farei scappa. Mi dispiace per il prossimo, ma di certo non sarò io. Via, se la fuga è grandissima. In realtà bisognerebbe mandare fuori qualcuno di pesantemente forte. Però diciamo che il nostro José è abbastanza bravo. C'è qualcuno che deve andare al. Ma chi è cavolo è rimasto fuori? Ah, lattuga. Ma scusa, lattuga, riporta la tuta. Lava. Intanto che piove, vediamo un po' chi è che deve fare una doccia. Cipolla deve andare al cesso. Però Mary, diciamo che può fare una doccia. Diciamo che anche William può bere. Diciamo anche che Cipolla può andare a bere. Tanto guardate il nostro rifugio, bello, sta iniziando a diventare un bel rifugio. Possiamo farne altre? No, abbiamo finito i barattoli di vernice, quindi cippa. Però molto molto bello, molto bello. È molto bello. Mary. Sto facendo la doccia, vai a bere l'acqua. Lattuga, vai a bere l'acqua. Chi è che deve usare il bagno? Cipolla, usa il bagno. Perfetto, la nostra amica Mary ha finito. Mandiamo Lattuga a fare la doccia. Assolutissimamente sì, fai una doccia. William sta bene, Mary abbastanza. Lattuga poi te ne vai a dormire nel letto che hai sistemato. Sta tornando il nostro amico José, mezzo rimbambito. Ok. Sì, però perché la guarda mentre va in bagno? Perché? Lava. Intanto stiamo recuperando le scorte. Scorte ai livelli massimi tra un po', eh. Però vorrei, prima di tutto, quando torna José. Si muove José, dai. Sei stato un grande José. Hai portato un sacco di roba utilissima. Ha aumentato la sua percezione, prendiamo ovviamente tutto e non ci sta l'acqua. Non ci sta l'acqua perché purtroppo ha più, cioè purtroppo meglio che ha piovuto, però bevi l'acqua, José, prima che smette di piovere, però non ci stava nel nostro inventario, la capacità massima di acqua è questo. Mi avete anche detto di scrivere di, cioè mi avete anche scritto di fare, scusate, un altro per l'acqua. Si può fare, ma non è la nostra priorità per ora. William, dove cavolo stai andando? A mangiare ancora? Basta i barattoli, devi prendere la carne! Porca evaccia! Ok, il nostro José ha fame e ha bisogno di dormire. Mandalo prima a dormire, assolutissimamente. La nostra lattuga. No, non lattuga, ma la nostra Mary, gli facciamo fare un lavoro, cioè riparare la doccia. Amici, io direi che al 32esimo giorno vi dico che per questa puntata di Shelter ed è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, nei commenti, quello consigli o comunque quello che vorreste vedere, l'ottimizzazione, qualche crafting in base a quello che abbiamo. Attualmente possiamo fare tutte queste cose, ve le faccio vedere giusto per chiudere la puntata. Quindi non poche cose, ma discrete cose, possiamo anche aumentare. Mi piacerebbe fare il metal detector. Ditemi cosa ne pensate. Ho trovato roccia 2. A questo si può fare una scultura, però chi se ne frega. Detto questo, amici, ci vediamo nel prossimo fottuto video. Mi raccomando, un like se vi è piaciuto il video. E il like serve anche per far capire a me quanto vi è piaciuto il video. Damo luce a tutto. Ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti.